Salve popolo di YouTube, io Neo82 Echo the Dolphin, vi diamo il benvenuto e bentornati su Shion. Vi devo confessare che io sono malato. Sì, infatti, sono malato da una grave forma di nostalgia videoludica, perché non riesco a non amare i giochi con grafica 8-bit e retro. Non ce la faccio, è più forte di me. Per quanto ne escano così tanti ogni mese di giochi che riprendano questa vecchia grafica, io non riesco mai a stufarmi, io li devo avere tutti, li devo provare, quindi non so, è una sorta di malattia compulsiva, non saprei. E infatti, quando ho saputo che sarebbe uscito Mutant Maz, platform 2D a grafica 8-bit, precedentemente uscito su 3DS, sarebbe arrivato anche su PC, non ho resistito, ho dovuto comprarmelo. Perché sono fatto così, non posso fare. Per chi non lo sapesse, Mutant Maz, come appena detto, era uscito per 3DS qualche mese fa ed è arrivato anche su PC grazie appunto alla distribuzione di Desura e anche di Good of Games, quindi GOG.com. Ma chi è dietro a Mutant Maz? Mutant Maz è realizzato da un piccolo team, di un piccolissimo team composto da tre persone, chiamato The Renegade Kid. Questi Renegade Kid sono praticamente ex membri di Acclaim. Di Acclaim e di Midway, che si sono praticamente separati negli ultimi anni e hanno fondato appunto questo piccolo software house, e sotto l'etichetta di Gamecock, sotto l'etichetta di Gamecock hanno sviluppato un paio di giochi per Nintendo DS, tra i quali Moon, che è un FPS, un first person shooter molto carino, sempre per DS, e due giochi survival horror che si intitolano Dementium e Dementium 2, col quale hanno vinto anche dei premi, quindi non sono neanche gli ultimi degli scemi. Vediamo subito che cosa ha di particolare, cosa ha di bello, che cosa mi ha colpito appunto di Mutant Maz. Il gioco si apre subito con una brevissima cutscene. Il nostro eroe è un ragazzo di nome Max, il quale, mentre gioca in multi al 3DS assieme a sua nonna, assiste all'invasione della Terra da parte di un'orda di schifosissimi mutanti fangosi. Oh no! Ma Max prende subito il suo fucile d'acqua e il suo jetpack casalingo e si accinge a lavare via questi orrendi e luridi esseri. Siamo ovviamente davanti a un platform side-scroller. Lo scopo è quello di arrivare alla fine di ogni livello rimanendo vivi e collezionando più gettoni possibile. Max può sparare ai nemici grazie al suo fucile ad acqua e può prolungare i suoi salti con un indispensabile jetpack, il quale però può mantenere il ragazzo in volo solo per pochissimi secondi. Fin qui nulla di particolare, ma presto vedremo qual è il tocco di originalità di questo gioco. Infatti, è chiara fin da subito la volontà dei Renegade Kid di sfruttare al meglio lo schermo tridimensionale del 3DS, presentando livelli sviluppati su tre strati di profondità diversa. Già nel primo livello Max troverà delle pedane che gli permetteranno di saltellare tra i vari piani di prospettiva. L'effetto è gradevole e sicuramente mantiene molto più fascino sulla console Nintendo che sullo schermo PC, ma non si tratta solo di un orpello prettamente estetico. Il multistrato infatti permette di ottenere un level design molto più ricco e accattivante, costruendo livelli articolati e complessi. Tutto sommato però i multistrati non sono esenti da difetti. Lo strato più vicino allo schermo rende più difficile anticipare gli ostacoli, costringendo il giocatore a procedere un po' al buio, mentre lo strato più lontano rischia di essere oscurato dagli elementi più vicini. Nonostante questi rischi, le occasioni dove la giocabilità è veramente minata da questi difetti non sono tante. Mutant Maz rimane un gioco davvero pregevole. Prima di tutto i controlli sono molto semplici e soprattutto rispondono perfettamente. Potremo muovere Max sia con la tastiera che con il pad. Un tasto serve per sparare con il cannone, mentre l'altro è adibito al salto e all'uso del jetpack. Non c'è bisogno di altro. Qualsiasi controller voi usiate, però, potrete notare che la risposta del nostro personaggio agli input è priva di sbavature. Partiremo da un hub globale con inizialmente 4 mondi composti da altrettanti livelli ciascuno. Ogni volta che termineremo un livello sbloccheremo 2 porte successive, permettendoci così anche di saltare al mondo successivo anche senza aver concluso tutti gli stage di quello precedente. Come dicevo, lo scopo di ogni singolo livello è quello di arrivare alla fine tragitto senza mai morire. Max avrà a disposizione solo 3 cuori. Se ne perderemo uno, non ci sarà nessun modo di recuperarne un altro nel corso dello stesso livello, costringendoci così a stare molto attenti a non venire colpiti.
Per bilanciare questa difficoltà, però, i Renegade Kid hanno scelto di non mettere un limite alle vite, anche se la morte significa sempre riprendere il livello corrente da capo senza nessun checkpoint. Disseminati per gli stage ci sono ben 100 gettoni. Non è necessario raccoglierli tutti per finire ogni singolo percorso, ma sarà vitale se vorremmo accedere al quinto ed ultimo mondo, che si sbloccherà solo facendo l'unplane di tutti i gettoni degli stage. Non mancheranno i livelli segreti presenti in grandi quantità e accessibili tramite porte nascoste, di solito negli strati più remoti. Trovare tutti questi livelli non sarà facile, e neppure portarli a termine, dato che essi costituiranno sempre una sfida ardua e peculiare. Anche i nemici e gli ostacoli di varia natura sono presenti in grande quantità e varietà. Sembra infatti la prassi introdurre ad ogni stage un nemico o un ostacolo nuovo che sovente ritroveremo nei livelli successivi, seguendo così un particolare meccanismo di aggiunta. I livelli segreti, il bisogno di prendere tutti i gettoni di uno stage e l'impossibilità di curarsi contribuiscono a creare in Mutant Muds la classica atmosfera da hardcore game classico, cioè quella che instilla nel giocatore la voglia di trovare la partita perfetta provando e riprovando ogni singolo stage fino allo sfinimento. Ma non è finita qui, perché non ho ancora parlato dei power-ups. Infatti, collezionando gettoni potremo progressivamente sbloccare nella soffitta di Granny tre power-up che potenzieranno i nostri attrezzi. Accederemo così a un fucile più potente, ad un jetpack più longevo e infine ad un altro jetpack atto a proiettarci in aria verticalmente. La caratteristica però che ho apprezzato di più è quella di non rendere possibile l'uso contemporaneo di tali potenziamenti. Potremo equipaggiarne solo uno alla volta. Questo rende il gioco meno banale e più tattico, costringendoci a scegliere quale strumento ci è più utile per un particolare livello. Usarli tutti e tre, infatti, sarebbe stata una facilitazione troppo spinta. A guardare bene, però, dei tre, il jetpack più longevo risulta essere spesso la scelta più vincente, anche perché il fucile potenziato serve principalmente ad abbattere alcuni muri facoltativi, quindi solo per i segreti, o ad aumentare il raggio d'azione. Mentre il jetpack verticale sembra essere messo lì più che altro per sveltire la seconda esplorazione di un livello, magari in cerca dei gettoni tralasciati in precedenza. In ogni caso, a fine gioco potremo sbloccare il personaggio di Granny, capace di equipaggiare tutti gli strumenti contemporaneamente. Questo sarà indispensabile per accedere ad alcuni livelli segreti impossibili da raggiungere altrimenti. L'occhio esperto però potrà facilmente constatare che effettivamente i power-ups non sono fondamentali per il semplice completamento del gioco senza i segreti. Come succedeva in Super Mario World, ogni livello è teoricamente fattibile anche senza l'uso di questi potenziamenti. Questo a mio avviso è un sintomo di buon design, sia dei livelli sia del gameplay in generale. La longevità non è sicuramente un punto forte della produzione. La difficoltà vi terrà impegnati per molte ore, ma la durata dei livelli non è altissima. Forse per non rischiare di stressare troppo gli occhi dei giocatori con la grafica 3D strabica del 3DS. Graficamente Mutant Muds è molto gradevole, l'aspetto è in bassa risoluzione e forse il design non è sempre ispiratissimo, ma nel complesso il gioco non fa una brutta figura per gli amanti della pixel art. Però tutto quello che Mutant Muds non offre in termini estetici lo restituisce in divertimento. Malgrado la formula che può ricordare un trial and error, il gioco non è mai troppo frustrante, anche perché molte volte, a causa degli ottimi controlli, possiamo incolpare solamente noi stessi per non essere riusciti a superare un punto. Mutant Muds è genuinamente difficile e appagante, capace di far la gioia di ogni amante dei platform 2D. Spero che questa malattia finisca presto, mi devo riabilitare al più presto. Vabbè, grazie popolo YouTube, questa era la nostra recensione su Mutant Muds, spero che vi abbia incuriosito, o quantomeno abbia fatto venire voglia di provare o giocare a questo gioco, che vi ricordo essere disponibile per adesso su Desura e GOG, Good of Game. Esiste anche una pagina di Greenlight per portarlo su Steam. Grazie ancora di tutto. Prima di lasciarvi vi ricordo che Shion ha anche una pagina Facebook, quindi se volete supportarci andate appunto su Facebook, sul link che è qua sotto nella descrizione, e cliccate su mi piace. Grazie ancora di tutto e ci becchiamo la prossima volta. Certo che questa è l'ultima volta che do retta ai tuoi metodi, ecco.